ieri c'è stata una sentenza sulla quale si sta ancora discutendo, una sentenza un po', bisogna leggere le motivazioni, ma insomma una vittoria a metà per Roberto Saviano. Qua siamo attraversati ultimamente da sentenze un po' curiose, questa di Saviano che appunto è a metà, l'assoluzione tombale sulla vicenda del terremoto dell'Aquila, l'ingiustizia sulla vicenda di Stefano Cucchi, insomma su pagine un po' tristi negli ultimi tempi, quindi bisogna avere fiducia nella giustizia, ma si devono dare anche risposte perché la gente poi rimane un po' disorientata di fronte a queste sentenze. Sembra quasi che nessuno voglia fare il commissario. Beh, fanno bene, che noi non lo vogliamo il commissario. Napoli non ha bisogno di commissario, Napoli ha un sindaco su Bagnoli, ha il consiglio comunale, ha i cittadini bagnolesi e napoletani. Il commissario rimanga a Roma perché quella è una legge anticostituzionale che contrasteremo in tutti i modi da un punto di vista giuridico e con manifestazioni popolari non violente ma determinate, perché Napoli dice no al commissariamento, no ai poteri forti, no a una nuova stagione di mani sulla città. L'ho ricordato l'altro giorno presentando un libro che ricordava la Napoli degli inizi degli anni 60, quando Francesco Rosi parlò delle mani sulla città, e quelle mani sulla città furono aperte proprio da un commissariamento affidato a un prefetto. Napoli non ha bisogno di commissariamento, Napoli è una città democratica che ha i suoi poteri eletti dal popolo, quindi no al commissario. Io credo che Renzi faccia bene a rivedere quella legge, a non nominare nessun commissario, né va bene se nomina una persona che magari sia anche potabile, non è il tema della potabilità delle persone, è lo strumento giuridico che è inaccettabile, noi lo respingiamo da ogni punto di vista. Anche se dovesse essere Cantone. Anche se dovesse essere Cantone.